Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo sul sesto episodio di Dragon Ball What If. Devo dire che la serie sta procedendo veramente bene e vi sta piacendo un casino, di questo ne sono veramente contento. Inoltre, recentemente ho raggiunto i 2000 iscritti, come potete vedere appunto dagli iscritti che ho deciso di rendere di nuovo visibili. Niente ragazzi, detto questo vi ringrazio ancora per il supporto che mi state dando ultimamente e niente, spero che il video vi piaccia, buona visione! Nell'episodio precedente, Goku, fuso col figlio, ha finalmente sconfitto Majin Buu. Qui il Saiyan, ormai chiamato Gokan, esprime vari desideri grazie al drago Polunga, tra cui resuscitare tutti i morti in quella cupa giornata e ripristinare i pianeti distrutti, e poi c'è il terzo desiderio, ovvero quello che sconvolse tutti. Gokan voleva far tornare in vita Majin Buu, ma buono stavolta, dato che potrebbe essere una risorsa molto importante in futuro. Sono passati 4 anni da questi avvenimenti. Gokan si sta allenando da Rekaio prima di separarsi. Infatti, Gohan vorrebbe separarsi dal padre per stare con Videl e permettere a quest'ultimo di stare con Kiki. A quanto pare, una volta separati, i due Saiyan manterranno tutte le capacità apprese in questo periodo di fusione. Pianeta Bardock e Saiyan si stanno allenando. Raditz si allena con Broly, che, per mantenere il controllo della sua forma, ha deciso di stare trasformato nel Super Saiyan leggendario. Bardock si allena con l'ex re Vegeta, Nappa si allena con Tarless. Sulla Terra, Vegeta si sta allenando nella stanza di gravità costruita dalla moglie Bulma, che, nel frattempo, sta festeggiando il suo compleanno nella sua nave privata. Tutti i guerrieri Z, eccetto quelli citati in precedenza, si trovano sulla nave. Nel frattempo, in un pianeta molto lontano, il dio della distruzione Beerus si risveglia, in seguito ad un sogno premonitore di un certo Super Saiyan God. Il dio decide di cercare questo Super Saiyan e, informato dal suo assistente Whis che sono presenti molti Saiyan nell'universo, va prima sul pianeta di Rekaio, dato che è presente il Saiyan più potente di tutti. Il Super Saiyan God è il dio della distruzione Beerus. Arrivati sul pianeta, Beerus e Whis si presentano a Gokan e gli chiedono informazioni riguardo al Super Saiyan God. Il Saiyan, incuriosito, risponde di non averne mai sentito parlare. Successivamente sfida Beerus in uno scontro. Il dio accetta e si prepara ad essere colpito dal Saiyan, che mostra piano piano le sue forme del Super Saiyan, fino ad arrivare al terzo livello. Qui Beerus inizia a combattere leggermente più seriamente, e passa da schivare tutti i suoi colpi e basta, a contrattaccare. Poi Gokan cerca di colpire Beerus con vari colpi d'energia, tutti a vuoto. Il dio, deluso dall'enorme divario di potenza tra lui e il Saiyan, lo stordisce e decide di dirigersi sulla Terra. Vegeta viene avvisato da Rekaio del pericolo imminente e, all'arrivo del dio, cerca di farlo sentire a suo agio. Bulma, che vede il marito parlare con questo individuo sconosciuto, pensando al fatto che magari sia un amico, appunto, del Saiyan, lo invita a partecipare al compleanno. Qui il dio assaggia vari cibi, ma, per colpa di Majin Buu, che non vuole andare al dio del budino, quest'ultimo si infuria. Ma almeno a Buu, gli amici che decidono di difenderlo si scagliano sul dio, ma ovviamente non ottengono nessun risultato, dato che il dio è comunque molto più forte di loro. Appena Beerus torna sulla nave, Bulma si affegge il dio e gli grida contro, dato che gli ha rovinato la festa di compleanno. Beerus colpisce con forza la donna, rispondendo allo schiaffo ricevuto in precedenza. Vegeta, vedendo la scena, diventa Super Saiyan e in un impeto di furia si scaglia sul dio, colpendolo ripetutamente e facendolo sanguinare. Beerus usa un po' più della sua forza e stordisce Vegeta con dei colpi molto potenti. Il dio è pronto a distruggere la Terra e a dirigersi sul pianeta Bardock, ma ad un certo punto arriva Gokan, che stava osservando la scena. Il Saiyan propone al dio di evocare Sharon per avere informazioni sul Super Saiyan God. Evocato il drago, quest'ultimo dice che il God è la forma originale del Super Saiyan e che può essere ottenuta riunendo attorno al Saiyan, che vuole ottenere la forma, 5 Saiyan dal cuore puro. Successivamente Sharon si congeda e torna nelle sfere. A questo punto sorge un problema. Infatti i Saiyan presenti sulla Terra sono solo 4,
Gokan quindi decide di teletrasportarsi sul pianeta Bardak e prende con sé il re e l'ex re Vegeta. Riuniti i Saiyan si svolge il rito che permette a Gokan di ottenere il Super Saiyan God. Ottenuta questa forma, Beerus affronta Gokan. All'inizio lo mette in difficoltà, ma il Saiyan, abituandosi alla forma sempre di più, diventa man mano più potente. Beerus colpisce ripetutamente il Saiyan, che gradualmente riesce a parare sempre di più i colpi, e lo scaglia via lanciandogli contro una sfera della distruzione. Avviene uno scontro di colpi che fa finire i guerrieri direttamente nello spazio. Qui Gokan, leggermente ferito dalla sfera, colpisce Beerus con una Kamehameha, poi si scaglia sul dio e lo malmena, colpendolo con un'altra onda d'energia. Il dio decide di usare il 90% della sua forza, dato che Gokan sta potenziando sempre di più la sua forma divina. Lo scontro si fa veramente cruento e rischia di distruggere l'intero universo. Beerus colpisce ripetutamente Gokan con dei colpi dell'aura. Poi, mentre Saiyan è distratto perché deve parare i colpi, si scaglia su di lui e lo stordisce. Qui Beerus spedisce nell'atmosfera Gokan, ormai sfinito, ma all'improvviso Saiyan si risveglia e, prima di tornare completamente sul pianeta Terra, essendo guarito dalle sue ferite grazie al potere rigenerativo del Super Saiyan God, decide di dare tutto per sconfiggere Beerus. Il dio viene colpito molte volte da colpi potentissimi e viene ferito ripetutamente. Gokan resta sfinito da tutti questi colpi scagliati e decide di usare la sua forza rimasta per l'ultimo pugno letale. Beerus fa lo stesso e avviene uno scontro tra due pugni che fa tremare l'intero universo. Entrambi gli sfidanti cadono sfiniti sulla Terra, vengono poi ripresi e portati sulla nave da Whis, che ha osservato lo scontro mentre gustava delle specialità provenienti dalla Terra. Beerus si addormenta, ormai sfinito, rinuncia a distruggere la Terra, sotto sotto perché era rimasto incuriosito da questi Saiyan e perché le pietanze presenti sulla Terra sono tante eppure gustose. Whis racconta ai guerrieri Z che esistono 12 universi con guerrieri potentissimi. Ogni universo ha un dio della distruzione e un angelo che non è altro che il suo assistente e il suo istruttore, ed è pure più forte del dio stesso. Quindi Whis confessa di essere pure più forte di Beerus. Dopo aver salutato i guerrieri Z e aver preso con sé Beerus, decide di tornare a casa. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate della storia narrata in questo episodio. Mi raccomando, lasciate mi piace, commentate e condividete il video. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche del canale. Trovate in descrizione il mio Patreon se volete farmi delle richieste a pagamento, il gruppo Discord e il gruppo Telegram per mantenervi in contatto con me e gli altri membri di The Riddles. Io vi ringrazio ancora di aver visto il video e noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!